Benvenuti ad Anci Marche News, la rubrica dedicata all'Associazione dei Comuni Marchigiani. Ancora calda la questione IMU di cui dovrà occuparsi il nuovo governo. In questo momento siamo i protagonisti anche della scena politica, visto che la questione IMU sta dominando i primi passi di questo governo Letta. Noi chiediamo relativamente alla partita fiscale, in particolare all'IMU, che vi sia comunque certezza sulle risorse che il 17 giugno, visto che vi sarà la sospensione dei termini di pagamento dell'IMU, ecco, quelle risorse che però noi dobbiamo avere come compensazione di questa decisione del governo. Bene ogni decisione che va nel senso di alleggerire la pressione fiscale su famiglie e imprese, però attenzione bene, i comuni devono funzionare, quindi il 17 giugno non ci sarà il gettito dell'IMU, il governo ci deve dire dove saranno comunque reperite le risorse perché noi con i nostri asili nido, con i nostri stipendi si possa comunque alimentare l'ordinaria attività dei comuni. I comuni hanno negli ultimi 5 anni contribuito in maniera veramente molto importante al risanamento dei saldi di finanza pubblica. Pensate, in Italia in 5 anni abbiamo contribuito per ben 15 miliardi al miglioramento dei saldi della pubblica amministrazione. Ora però ci troviamo, e questo è un discorso che vale anche per le Marche, in una grande situazione di sofferenza finanziaria, quindi non possiamo chiedere nuovamente sacrifici ai comuni, visto che abbiamo organizzato le nostre attività stringendo la cinghia, ma ormai non abbiamo più nulla da cedere per quanto riguarda la situazione complessiva delle nostre finanze. Quindi è bene che si abbia cura di usare la massima attenzione nelle, diciamo, decisioni che riguardano i comuni.